Siamo con Piero Mescalchin, intanto buonasera, ben trovato. Sì, grazie, buonasera e grazie di questa opportunità. Allora, vi ho letto alcuni post su Facebook, una sorta di grido d'allarme sulla situazione delle tenue. Tra l'altro qui davanti abbiamo una bellissima immagine tratta dal libro, prima di entrare nella parte spinosa. Intanto spieghiamo questo libro bellissimo, che è uscito da quando? Sì, l'ho presentato alla fine dell'anno scorso praticamente. Noi ogni anno facciamo una serata a Chioggia, l'Auditorium, in cui è un concorso fotografico, fra le altre mostra fotografica, e l'anno scorso ne ho approfittato anche per presentare un libro che fondamentalmente è di fotografie, però non nascondo che anche mi sono, è un po' la storia, insomma, cioè vecchia e anche purtroppo nuova, insomma, e con tutte le vicissitudini, perché qui se ne parla tanto di tenue e di mare, ma più che aiutate e salvaguardate, sono state sfruttate, ma in tutti i sensi, no? Pensatevi che, parlo degli arbori, sono stati messi sulla tavola qualcosa come 16 milioni e mezzo di euro che dovevano servire per il mare. Io ho qualche dubbio, insomma, ecco, che siano serviti per il mare, no? Nel senso che si è stato fatto un po' di tutto, no? Era più, dico, veramente una spartizione politica in sé. Questi, anzi, fra le altre c'era una legge, anzi è stata una legge 15 promossa dall'ex presidente della regione Galan, in cui fra le altre ci doveva essere anche una consulta del mare, di cui io di Chioggia ero il rappresentante, no? E doveva proprio essere la consulta quella che questa enorme somma dovesse servire praticamente e non essere sprecata, e perché non si sovrapponessero dei progetti, no? E invece si è riunita una volta sola, più che altro è presentata una volta sola, ma è riunita, poi doveva esserci un organo di gestione, insomma direi che tutto è andato, diciamo così, a braccia più che non a legge, no? Ecco, e la situazione attuale è però che stiamo perdendo un patrimonio. Sì, fra le altre anche parlo di questo inizio, insomma, perché in qualche modo poi di questa grossa cifra ho cercato di farne venire una parte a Chioggia, no? E purtroppo quello è anche stato un attimo un motivo per in qualche modo non essere più direttamente, diciamo così, finanziati, ma vi ripeto, è una onlus nostra, noi non costiamo niente, produciamo e paghiamo solo i professionisti, no? È stato chiaramente lasciato tutto in mano a Chioggia, perché il finanziamento grosso è arrivato a Chioggia, e da lì sono cominciati i guai, insomma, ecco, prima con l'ex sindaco Romano Tiozzo e successivamente con l'ultima amministrazione, insomma. È chiaro che io ero propenso che finisse tutto in mare, invece in mare purtroppo ho la netta impressione che siano finiti ben pochi, ma non solo, c'è un altro problema grosso, che nonostante, ma parliamo di oltre 1 milione di euro, adesso fuori in mare, questo è anche il motivo della chiacchierata, non c'è assolutamente più niente, per cui i punti di immersione ce ne sono di 11, 3, ma per volontà, diciamo così, di volontari, non di sicuro di quello che dovrebbe essere il comune. 3 punti di immersione, altri 8 vuol dire che non ci sono, e divieto di immersione al di fuori dei punti di immersione, c'è un'ordinanza della Capitaneria di Porto, per cui è tagliata di netto anche l'attività subacquea. Ecco, una delle ricchezze, tante volte si è parlato delle tenue come anche una possibilità concreta di turismo, di una nicchia di turismo, di una cartolina diversa del nostro mare. Di tutto questo che cosa rimane oggi? Poco o niente, mi sembra di capire. Ma le stiamo sfruttando ulteriormente. Qual è il punto? La parte, diciamo così, importante delle tenue è l'ambiente, un ambiente straordinario, certamente, però che non sono le Maldive, insomma, ci sono dei problemi, cioè un mare difficile che deve essere accompagnato, in qualche modo è presentato in maniera anche sotto certi aspetti sbagliata, insomma, dovrebbe essere, non è un mare da subacqueo di massa, no? È un mare subacqueo di nicchia, no? Ecco che bisogna cercare di portare dell'interesse. Io, per dirvi, di una scansione fatta nel 2010, ho tutti i particolari, ho classificato, cioè ho segnato
300 punti di indagine, perché poi di questa zona enorme si conosce quasi niente o ben poco, parliamo di 25 km quadrati di mare. Per cui il progetto nostro, il progetto mio, era quello di indagare, cioè di far sì di portare la massima conoscenza di quello che è l'ambiente, no? E questo era il mio fine. Difatti avevamo anche un'imbarcazione che adesso è finita in mano al comune, anzi un'imbarcazione della regione, che adesso è finita anche penso un'associazione, non ho ben capito che fine abbia fatto, no? Ma questo doveva servire per un continuo, diciamo così, ricerca. Oltretutto era previsto anche un ROV, un strumento meccanico per agevolare, perché parliamo di oltre 300 punti che di certo di immersioni era difficile farlo. Ecco, per cui, però questo deve portare alla conoscenza. Non si sa ancora cosa ci sia sulle Tenue, nonostante tutto. C'è ancora molto da indagare anche sulla bellezza di questi posti. Certo, pensatevi che solo per anche l'interesse dell'università è relativo, perché loro, parte i pesci qui l'università di Padova con la sede a Chioggia, non si interessa del bentos, la parte del fondo, per cui io, per dirvi, ho fatto una guida in cui ho messo in evidenza le spugne, ma per avere la classificazione della spugna, a spese nostre, ci siamo portati un'esperta addirittura da Taranto, mentre invece si dovrebbe in qualche modo agevolare lo studio di quello anche che c'è di bello, perché di pesci, vi garantisco, ce n'è sempre meno. Quello che invece fa fatica, diciamo, anche il pescatore a prelevare, è tutto quello che sta sul fondo, crostacei, ascidie, poliferi, insomma c'è l'ira di Dio. Noi abbiamo catalogato più di 250 specie e credo che ce ne sia altrettante, no? Cioè, è un piccolo mondo sommerso. E che deve essere in tutti i modi valorizzato. Il turismo deve venire a lato, e difatti anche fra le altre adesso io vedo più l'ambiente, di essere sull'ambiente che più sul turismo. Ma pensatevi che con Romano Tioccia eravamo addirittura al marketing, per cui veramente le abbiamo passate tutte gli assessorati, ecco, per dire. Quindi in verità non è stata fatta la giusta fotografia, non si è capito bene come operare. Allora la domanda che io le faccio adesso è un invito alla nuova amministrazione: come muoversi per salvaguardare le Tenue, per rilanciarle, per fare i passi giusti? Io direi che io sposo totalmente la nuova amministrazione, perché intanto prima di tutto è l'economia, che qui non c'è stata, perché si può fare di tutto spendendo poco, no? E questo mi sposa veramente con la nuova amministrazione. Io spero tanto che ci sia un cambiamento di rotta, ma più che altro ascoltare chi in mare ha passato una vita, non di certo chi ha le gambe sotto un tavolo, insomma c'è chi sta dietro una scrivania, no? Devono sentirsi. Io con l'ex sindaco ho cercato in 50.000 modi di colloquiare, non sono mai riuscito, no? Lui d'altronde ha dato in mano a un dirigente e la cosa è finita là. Io non ho più avuto modo di spiegare, se non altro, quali sono le peculiarità delle Tenue e cosa si dovrebbe fare. Chiaramente parlo da presuntuoso, ma da persona che più o meno ai 40 anni che cerco di portare avanti lo stesso argomento, insomma. Certo, quindi l'invito è, come dire, di un confronto con la nuova amministrazione, poter parlare e capire la strada giusta. Con le economie, come diceva lei, anche tra l'altro ridotte, si possono ottenere dei grandi risultati. Senz'altro, la dimostrazione l'abbiamo fatta noi, perché dal 2003-2008 con pochi quattrini arrivati direttamente dalla regione abbiamo fatto di tutto di più, abbiamo impacchettato a Chioggia un vero parco marino. Bene, mi sembra che la fotografia sia chiara, noi la ringraziamo naturalmente di questo intervento e speriamo presto di avere buone notizie in questo senso. Con tutto il cuore, anzi io veramente sono felicissimo di come sono andate, diciamo, la parte politica, no? Ecco, perché ho speranza che veramente ci vuole un ribaltone, insomma un qualcosa che cambi, no? Mi sposo totalmente con non nomino, però con chi sta portando avanti la città adesso. Bene, grazie mille, buon proseguimento.